Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata del TG Arca. Oggi, seconda giornata di festival, diciamo che si sta iniziando ad ingranare, abbiamo già visto qualche film. Le impressioni sono positive anche dai nostri ragazzi Arca. Ovviamente non mancheranno gli scoop, i gossip, le incursioni delle nostre inviate e quindi venite con noi. Hi James. Hi. Hi. Il film, la gente è sempre frenetica, c'è sempre qualcosa da fare e come i ragazzi Arca anche noi abbiamo le nostre attività. Oggi in particolare vi presenteremo quello che stiamo facendo quest'anno. Diciamo che le nostre attività si dividono in redazione di un daily news online, quindi scrittura, e poi ovviamente le immancabili giurie, la nazionale e internazionale, quindi ci saranno molti film da vedere da qui alla fine del festival, e inoltre il videogiornale che state vedendo adesso, perché voi vedete solo me, ma in realtà dietro non sapete quanto lavoro c'è. Come promesso, adesso vi facciamo scoprire un luogo magico per l'Arca, per la redazione dell'Arca. Siamo qui allo stand e vediamo i nostri redattori, i nostri inviati al lavoro. Piera, tu sei una veterana, cosa stai facendo? In questo momento sto scrivendo il blog dell'Arca, il Daily News che quest'anno abbiamo qui a Venezia. Sto scrivendo l'editoriale su questa Venezia, come potrebbe essere in relazione anche al cambiamento del direttore. Müller è andato a dirigere un altro festival ed è tornato Alberto Barbera, tornando alla funzione originaria dei festival, che è quello di scoprire nuovi nomi. Chiediamo qui ad Andrea cosa sta facendo. Ci stiamo occupando della parte tecnica, mettendo il computer a disposizione. In breve tempo sarà online e pronto per lavorare. Come ti trovi allora a fare questa esperienza rispetto alla versione cartacea? È una nuova esperienza sicuramente. Matteo, cosa stai preparando te? Io stavo cercando in realtà partnership e amicizie convenienti per gli aperitivi chill out time Arca. E vuoi dirci un po' cos'è questa novità? Ma saranno degli aperitivi molto glamour in cui si berranno a sorpresa degli aperitivi e a sorpresa si ascolterà della musica chill out. Ciao a tutti, le telecamere di Arca Cinema Giovani sono sempre qui a Venezia a intervistare un po' di personaggi famosi, tra cui Enzo Dalò, che ha presentato il suo film Pinocchio qui a Venezia. Vediamo cosa ne pensa Serena con la sua recensione. È stata una versione interessante della favola di Pinocchio. Comunque un susseguirsi di scene coloratissime, proprio stracolme dell'energia tipica del burattino. È stato molto bello anche perché rimane sia fedele alla storia originale, ma si prende anche qualche libertà di interpretazione, diciamo, però senza mai uscire dalla storia come a volte si è visto in altri cartoni animati di disneyana memoria, per esempio. Siamo qui con Enzo Dalò, grande successo per il suo film Pinocchio. Che impressione ha di Venezia quest'anno? Sono appena arrivato e mi hanno portato e deportato a destra e a sinistra, l'impressione è un po' limitata, però sono molto contento che il mio film sia piaciuto, è stata una bella esperienza presentarlo in questa sala con tutto questo pubblico. Vedrà anche qualche altro film? Spero di averne il tempo, perché anche domani ho un calendario mica male, forse venerdì, sabato riusciremo a vedere qualche cosina e poi ripartiamo, non possiamo purtroppo fermarci tutta la settimana prossima. Ecco, un ricordo particolare che ha della città di Venezia, se c'è già stato? Beh, ieri ci sono già stato, avevo presentato già La Freccia Azzurra, avevo presentato anche La Gabbiana del Gatto e un pezzettino di Momo perché non era ancora finito.
Beh, ha un grande fascino la città, ha un grande fascino il festival, è un evento per cui quando ci si arriva si sente l'aria di festival, l'aria del grande cinema. Ok, fa un saluto ai giovani di Arca Cinema Giovani. Come no, Cinema Giovani di Arca Cinema Giovani, complimenti, andate avanti col vostro lavoro che ce n'è bisogno. Ciao ragazzi, sono qui su Red Carpet insieme a Morgan, oggi una ragazza sempre che fa parte dell'Arca Cinema Giovani ma viene direttamente dalla Francia, infatti è già il secondo anno che torna, quindi vuol dire che è un'esperienza positiva, vero? È un'esperienza che è veramente difficile da spiegare perché è veramente un momento fuori della realtà dove si vediamo gli attori, regista e tutti quanti. Veramente è un bello, bello momento da condividere con gli altri. Sì, anche con ragazzi di altri paesi, stranieri, italiani, francesi, tunisini. Quindi diciamo, come la vivete voi da fuori, che non siete italiani? Vi ha accolto bene Venezia, i ragazzi italiani come vi accolgono? Sì, benissimo. È anche quello lo spirito della mostra, incontrare gente da tutto il mondo e questo è veramente bello. Va bene, grazie. Per oggi è tutto. Morgan ci ha dato la sua esperienza, insomma, e speriamo che tornino sempre tutti gli anni a farci visita gli stranieri. Ciao ragazzi.